Cari amici di Trieste Caffè, buongiorno a tutti, ben ritrovati nuovamente in diretta con i nostri format mattutini, format che chiamiamo più un K&B, un momento così di colazione ma anche di, così, di intrattenimento mattutino, di approfondimento di quello che riguarda la nostra città, gli avvenimenti della nostra città, con personaggi non solo, proprio per raccontare un po' l'estate, l'estate triestina. Oggi un ospite d'eccezione, un nuovo ospite, ringrazio sovvenientemente che è del Teatro Verdi che è con noi, il dottor Giuliano Polo, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Vedete, poi lei oggi ha scelto anche una giornata giusta, c'è anche un bel fresco, sì, quindi ci possiamo... Hanno acceso l'aria condizionata. Gli altri due giorni era un po' complesso. Trieste è estate, ci sono tanti eventi, Trieste è città turistica, però Trieste è anche e soprattutto teatro. E logicamente anche il Teatro Verdi è protagonista in questa estate triestina. E cogliamo subito l'occasione perché ci sono due importanti appuntamenti che da qui a poco la caratterizzano. Sì. Beh, innanzitutto voglio dire che grazie all'amministrazione comunale quest'estate il Teatro Verdi è ritornato protagonista di tutta la rassegna estiva organizzata dal Comune, prima ne era rimasto un po' escluso, quindi questo per noi è un'ottima occasione di lavorare per la città in luoghi anche diversi. Abbiamo già collaborato con Rossetti per due magnifici concerti al Castello di Miramare che hanno avuto grosso successo, abbiamo fatto il Festival dell'Operetta, adesso abbiamo in programma due concerti sinfonici importanti, il primo domani, 15 luglio alle 21 al Castello di San Giusto e il secondo la prossima settimana, il 27, sempre sabato alle 21 al Castello di San Giusto, sono due concerti diciamo che vogliono intercettare un pubblico ampio perché si tratta di musiche in parte non convenzionali, in parte molto popolari, ma che hanno lo scopo proprio di presentare il teatro a tutta la città. Come si chiamano? Parliamo un po' di questi due. Bene, di questi due. Domani il concerto è intitolato Cinema perché è un concerto diretto da Federico Mondelci, che è un celebre sassofonista, che dirigerà l'orchestra del teatro eseguendo musiche di Nicola Piovani, Nino Rota e di Ennio Morricone, quindi musiche diciamo legate alle colonne sonore dei film, con un'orchestrazione che è tipica dell'orchestra classica, diciamo, di musica classica, ma che sconfina un po' anche in generi diversi, insomma, in generi musicali come il jazz, eccetera. Quindi vogliamo offrire musiche abbastanza note che mettano in risalto un po' quelle che sono le caratteristiche di un'orchestra professionale e molto qualificata come la nostra. Mentre quello invece del... Quello del 27, diciamo, eseguiremo i Carmina Burana di Karl Orff, che sono, diciamo, celeberrimi, sì, che tutti riconosciamo. Che tutti riconosciamo. E avremo la nostra orchestra, ovviamente, con un organico importante, avremo il nostro coro, il nostro... imprescindibile in Carmina Burana. Sarà affiancato da un altro complesso, il coro di Friuli Venezia Giulia, giusto perché insomma la partitura richiede una presenza importante. Vedremo, stiamo progettando di presentare anche un'ideazione scenica che costituisca una piccola sorpresa per il pubblico. Ma ecco, le dico, io è una, è un, diciamo, il teatro noi abbiamo sempre immaginato che abbia questa, diciamo, questa stagione che va da settembre a luglio. Questa anche voler esserci in estate è una volontà ben chiara proprio di far vedere una continuità del teatro e delle attività teatrali a prescindere, diciamo, da stagione canonica, ecco. Sì. Beh, il teatro, diciamo, ha una funzione importante nella città, è una delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche di interesse nazionale. Queste fondazioni hanno uno scopo principale che è quello proprio della diffusione della musica e dell'educazione musicale della collettività. Quindi è importante che il teatro, che dispone di strutture adeguate, possa uscire dai limiti stretti delle stagioni convenzionali per partecipare alla vita della città, essere presente e offrire anche qualcosa. Scusate, mi dico a tecnica di alzare un po' il microfono, le alzo io così in diretta. Grazie. Bene, si sente? Sì, 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 sì. Sì, sì, dicevo, si vuole uscire anche dalle stagioni convenzionali, come dicevo prima, per essere presenti, per offrire anche a un pubblico diverso da quello del solito musiche che sono comunque importanti. Quindi sì,
In estate è un grande valore la nostra presenza anche in luoghi diversi da quelli che sono i luoghi convenzionali, il nostro bellissimo teatro, insomma. Però negli ultimi anni il gusto del pubblico si orienta in estate verso spettacoli all'aperto che magari offrono da un punto di vista strettamente musicale minori garanzie, perché ci sono gli imprevisti meteorologici, un po' di confusione eccetera, ma però offrono una grande suggestione per quello che riguarda l'ambientazione. Mm-hmm. Tra l'altro i due concerti di domani e di sabato prossimo, nel caso di improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche, che per domani è da escludersi, potranno essere, come dire, ripresi all'interno del teatro. Tra l'altro, voglio dire, la città è impegnata in una serie di manifestazioni molto, molto, molto importanti. C'è il concerto di Biagio Antonacci domani in Piazza Unità. Mm-hmm. Volevo rassicurare il pubblico sul fatto che la location del Castello di San Giusto non è al centro di restrizioni di viabilità, eccetera, per cui l'accesso sarà assolutamente garantito, insomma. Ecco, questo è importante anche da comunicare. Invece, cosa ci può anticipare un po' della prossima stagione? Beh, la prossima stagione è una stagione molto importante per noi, perché quella appena passata è stata la seconda stagione dopo la pandemia e quindi era ancora condizionata da alcuni limiti che abbiamo dovuto rispettare. Era una stagione di ripartenza che ci ha dato molte soddisfazioni, che ha anche introdotto delle novità, perché naturalmente la pandemia ha cambiato il mondo e quindi anche per noi è cambiato il pubblico, è cambiata l'attitudine del pubblico verso lo spettacolo. Ad esempio, non è più così interessante la sottoscrizione di un abbonamento, purtroppo, per cui diciamo questa diminuzione di abbonamenti è stata compensata da un aumento consistente di chi acquista il biglietto per il singolo spettacolo, e questo ha favorito l'accesso al teatro di un pubblico nuovo che si vedeva proprio visivamente, un pubblico più giovane, ma anche un pubblico di stranieri, di persone che vivono nelle aree contermini. Si sentiva parlare in teatro e lingue diverse, straniere, il tedesco, l'inglese, eccetera. Questa nuova stagione, diciamo, è molto importante perché ritorniamo a programmare nuovi spettacoli. Andiamo da novembre, dai primi novembre, dal 2 novembre al 26 giugno, credo, e 8 spettacoli che ci consentono di rappresentare un repertorio piuttosto vasto. Mm-hmm. E quindi ci auguriamo che questa stagione confermi il trend che abbiamo registrato nella stagione passata, quindi un trend di ritorno del pubblico a teatro. Approfitto per dire a tutti che la campagna d'abbonamenti è già iniziata. In questo momento c'è il periodo riservato alla conferma dei vecchi abbonamenti, però naturalmente si possono anche presentare delle opzioni per i nuovi abbonamenti. Abbiamo riformato completamente la politica dei prezzi, favorendo l'accesso al teatro a tutte le esigenze economiche, quindi anche a chi non vuole spendere troppo, ha la possibilità di trovare una collocazione a teatro in posti adeguati. Abbiamo previsto. Questo è anche importante, visto che anche sì. Lei stesso diceva, il pubblico giovane logicamente ha risorse economiche diverse, però esatto. Questo penso che sia un ottimo metodo per un cambio generazionale, sì. Per un ricambio. Noi abbiamo scelto una politica di prezzi per favorire l'ingresso dei giovani. Ci sono delle facilitazioni importanti per gli under 30, gli under 34, gli studenti, anche le famiglie, sempre però col principio che non si deve regalare nulla, certo. L'accesso al teatro deve presupporre un minimo di impegno economico, naturalmente sostenibile, ma diciamo questo deve favorire l'interesse vero di chi viene a teatro. Pur sempre un investimento familiare, un investimento cittadino, investire nel teatro, quindi ben venga anche. Abbiamo delle formule che ad esempio consentono a chi ha bambini piccoli di acquistare un intero palco a prezzi molto convenienti. Abbiamo anche una programmazione in parte orientata ai bambini. E ad esempio la seconda opera della stagione sarà Flauto Magico, una delle opere più rappresentate al mondo, e in una versione che sarà, diciamo, molto accessibile anche ai più giovani, e quindi ci auguriamo che questo possa favorire, avvicinare le famiglie al teatro. Bene. Ecco, lei stesso me l'ha citato prima, è cambiato il pre-Covid, post-Covid, ha cambiato anche il pubblico, quindi anche il teatro, come hai detto, ha adottato tutte le
le misure, però senza mai far perdere la magia. Questo, attenzione che il vento vola. Beh, naturalmente, ovviamente chi non si adatta ai tempi è perduto, quindi abbiamo dovuto fare dei ragionamenti sulla programmazione e dei ragionamenti anche sulle politiche di vendita, ma noi siamo soddisfatti di questo cambio del pubblico. Naturalmente questa è una sfida, perché bisogna sempre fare delle proposte che siano attraenti, non si può più contare sulla tranquillità di una stagione tradizionale. In questo senso, ad esempio, quest'anno, oltre a opere di repertorio, inaugureremo con Manon Lescaut, poi avremo Flauto Magico, avremo Nabucco, chiaro, avremo Anna Bolena, e ritornerà un'opera di repertorio tedesco di Richard Strauss, Aria della Naxos. Avremo anche come ultimo titolo una novità assoluta, un'opera contemporanea che è ispirata al racconto La Metamorfosi di Kafka, e si chiama La Porta di Visoria. È un'opera scritta da Carpi, un autore contemporaneo, e che però ha un aspetto molto interessante, perché è l'unico testo d'opera lirica che è stato scritto da Giorgio Strehler, e quindi rappresenteremo anche questa novità, che può costituire un interesse per chi ad esempio ama questo genere di repertorio, che naturalmente è meno popolare di quello usuale, ma insomma noi vogliamo il teatro è anche questo, innovazione di contenuto, cioè è vero che può essere tanta innovazione, però è anche innovazione di contenuto, innovazioni, sperimentazioni. Sì, soprattutto il teatro non deve essere un museo che viene frequentato da una ristretta cerchia di appassionati, ma deve essere anche qualcosa che propone. Deve essere penso che lei sia concordo con me, il teatro è una delle parti penso più vive all'interno di una città, è un motore culturale che muove tanto, ma muove soprattutto in un'ottica di creare nuove, anche io dico sempre, anche quei nuovi innesti per pensare e immaginare qualcosa di diverso. Quindi sì, deve essere qualcosa sicuramente di vivo, insomma. Esatto. E poi, siccome siamo qui a piazza di fronte proprio al teatro Verdi, ecco, io vedo anche una seconda locandina di altri due appuntamenti, giusto? Ci saranno altri due appuntamenti in piazza Verdi. Un appuntamento, adesso leggo perché le date sono difficili da ricordare. Sì. Un appuntamento il 21 luglio alle ore 21, e un concerto, un omaggio a Ezio Bosso, e poi ci sarà un concerto di un gruppo che sono gli Ottoni del Teatro Verdi, si esibirà invece il 19 luglio, un concerto intitolato Mille e una nota con gli Ottoni, viaggio dal Rinascimento alla grande musica italiana, e un nostro complesso interno molto conosciuto che esegue delle trascrizioni di vari generi musicali, dall'opera lirica alla musica antica a trascrizioni di musica moderna, con un intento di diffusione della musica anche per coloro che ci si avvicinano per la prima volta. Quindi ci saranno questi due concerti gratuiti qui in Piazza Verdi, che fanno parte di questa rassegna estiva che quest'anno presenta veramente centinaia di spettacoli. È un modo per tenere attiva e viva la cittadinanza, in primis anche a livello culturale, quindi è un ottimo investimento, Ecco, se io le chiedo, sovrintendente, lei ha, a prescindere dalla stagione, qualche sogno nel cassetto adesso per Trieste, per la città di Trieste, che ha piacere di portare avanti? C'è qualche sogno? No, è meglio non avere sogni, è meglio avere progetti, per terra. No, no. Logico. Vabbè, no, il sogno è quello di poter ovviamente migliorare sempre di più l'offerta, e il sogno è quello di poter anche disporre di risorse finanziarie adeguate per poterlo fare. Certo. In questo senso un sogno da esprimere ce l'ho, ed è quello di riuscire ad attirare contribuzioni private da parte delle società e delle grandi compagnie che pure sono nel territorio. Ci sono delle condizioni fiscali molto favorevoli che consentono di recuperare fino all'85% degli importi investiti, donati alla musica da parte delle imprese. E questo sarebbe un aspetto molto importante, perché il nostro teatro è finanziato in maniera appropriata dagli enti pubblici, c'è un finanziamento importante da parte del comune, un importantissimo
grandissimo finanziamento costante negli anni da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, c'è un importante finanziamento allo Stato, bello sarebbe approfittare della possibilità che l'ordinamento offre alle aziende di sostenere il teatro, anche perché il teatro è stato completamente risanato, quindi gode di un equilibrio economico-finanziario assolutamente stabile e pertanto ogni tipo di risorsa aggiuntiva andrebbe investita esclusivamente nella qualità degli spettacoli, questo è il sogno. Poi abbiamo dei progetti importanti, in autunno ci sarà una stagione sinfonica di 8 concerti che ci consente di rappresentare in collaborazione con la società dei concerti con la quale cooperiamo e un festival che non voglio preannunciare perché saranno loro ad annunciarlo ovviamente, ma che consentirà la presenza insieme a loro e insieme alla stagione sinfonica di importanti solisti. Quindi il prossimo step, il prossimo sogno, chiamiamolo così, è una stagione sinfonica che andrà da settembre fino a Natale con 8 concerti sinfonici molto importanti che rappresentano anche un appuntamento per la nostra orchestra e il nostro coro per migliorarsi da un punto di vista musicale. Siccome l'altro anno abbiamo registrato un interesse crescente per questa stagione, l'ultimo concerto ha registrato proprio un tutto esaurito, ecco, mi auguro che quest'anno la stagione abbia ancora più grande successo perché presenteremo direttori d'orchestra e solisti importanti. Ecco perché è importante anche la campagna abbonamenti, nel senso, assolutamente. Più anche perché penso che l'abbonamento sia dia la stabilità, dia anche un certo tipo di visione, di poter creare con serenità molte cose. Ecco. Ma sicuramente l'abbonamento intanto consente a noi di poter contare su una certezza, ma soprattutto consente di avere a condizioni economiche vantaggiose la certezza del posto, la possibilità Chiaro. Di scegliere i turni più adeguati. Abbiamo introdotto una nuova novità quest'anno, abbiamo registrato una tendenza un po' generale che è quella di anticipare l'orario inizio di spettacoli, per cui quest'anno avremo 3 spettacoli, faremo 6 repliche di ciascuna opera e con 3 spettacoli pomeridiani, 2 domeniche e un sabato. E un ulteriore turno del sabato che inizierà alle ore 19, un esperimento per capire se Trieste, come dire, segue la linea delle grandi città europee che ormai... questo è un esperimento. Sì, che il pubblico tende, come dire, a voler venire prima allo spettacolo per avere ancora uno spazio a fine serata. Quest'anno glielo concederemo anche perché i 2 spettacoli serali inizieranno alle ore 20, non più alle ore 20 e 30. Spero che questo sia una novità apprezzata dal nostro pubblico. Molto molto bene, sovrintendente. Prima di salutarci però vorrei ricordare un attimo i 2 appuntamenti. Allora ricordiamo un attimo sì. I 2 appuntamenti, quello di domani e quello del 27. I 2 appuntamenti al Castello di San Giusto, domani alle ore 21. Cinema, musiche da film, Federico Mondelci, sassofonista e direttore d'orchestra, musiche di Ennio Morricone, di Nicola Piovani e di Nino Rota. Ecco. Sabato prossimo. E ricordiamo che l'accesso è garantito perché le limitazioni alla circolazione non riguarderanno quella zona della città. Sabato prossimo, sempre Castello di San Giusto, ore 21, Carmina Burana con qualche sorpresa visiva. Con qualche sorpresa, e quindi che logicamente invitiamo tutti quanti a partecipare per scoprirla. Io, se mi vedete, prima di tutto la ringrazio del tempo che ci ha dedicato. Grazie. Logicamente sarà per noi un onore e un piacere averla sempre con noi per raccontarci un po' abbiamo messo così un po' di novità, un po' di preview per il futuro, però logicamente sotto data sarà un nostro piacere sentirla nuovamente per capire come stanno andando le cose e logicamente dare il nostro contributo nella divulgazione, nella diffusione dei contenuti. Io la ringrazio ancora, logicamente ci sarà una nuova puntata che ringrazio i nostri cameraman che ci seguono e la ringrazio soprattutto per la proattività e penso che il pubblico ne sarà contento e parteciperà. Grazie ancora. Grazie mille, grazie a voi. Arrivederci.